Ok, finalmente un annuncio che mi fa un po' di felicità, perché queste tre qua è stata una palla. Hanno presentato il nuovo gioco di Dragon Ball Z per la PlayStation 4 e 3 e Xbox. Però vabbè, è il primo gioco di Dragon Ball Z che esce sulle nuove console di ultima generazione, PlayStation 4 eccetera. E wow per tanti motivi. Il trailer mostra tipo 2 minuti e 20, un minuto perché c'è, cioè, sono prima i loghi della Funimation eccetera prima, poi arriverà su questo e quell'altro dopo, quindi non è proprio un minuto e 20, diciamo un minuto e basta. E devo dire wow, perché? Perché per quanto si capisca poco da un trailer, perché veramente non si capisce molto, sembra un gioco che non è una cagata, ecco, non sembra un gioco brutto, non sembra. Anche se il più delle volte, quando un gioco poi arriva alla prima generazione di giochi di Dragon Ball, il primo fa sempre abbastanza cagare. Budokai 1 non era il massimo, Tenkaichi 1 non era il massimo, Blast Limit non era il massimo, ma tanto non è mai diventato una serie. Quindi, ok, questo Dragon Ball Xenoverse non è poco promettente. Non è poco promettente, cioè è promettente, insomma. Sembra bellino, sembra. Allora, la grafica non ci vado tanto, ma sembra fatta bene. Cioè, vabbè, ovviamente puntavo molto sulla grafica, perché è un gioco di ultima generazione, dopo grafiche di merda su PlayStation 3, peggio che su PlayStation 2, vuol dire. La grafica sulla PS3 era più brutta che la PlayStation 2, a parte i poligoni e i modelli, le animazioni erano orribili, qui le animazioni sembrano fatte bene. Gli effetti di luce sono strani, sinceramente, sono parecchio strani, sono esageratissimi. Forse storneranno un po', ma sono fighi, sono veramente belli. Poi un'altra cosa che devo dire è che i combattimenti sembrano di Tenkaichi, sembrano una via di mezzo tra quelli di Tenkaichi e quelli di Budokai. Non vorrei che diventassero tipo un po' troppo scattosi, perché praticamente ogni volta che tiro un pugno nel trailer si vede che il gioco si ferma per un nanosecondo e questa cosa non mi ispira troppo. Però non sembra male, sembra una cosa carina. Una cosa che lascia i dubbi, no? Che lascia la speranza di qualcosa, perché se facessero un gioco di Dragon Ball con una storia completamente nuova e non reinventiamo la storia di Dragon Ball cambiando l'ordine dei nemici e cazzate varie come ha fatto con Battle of Z, che c'era tutte le trasforze di difesa in una volta sola, c'è Krillin che va con Goku a sconfiggere Raditz, Junior va a fare in culo, non c'è. Invece di farsi cazzate qua, se si reinventano la storia completamente, fanno una storia direttamente nuova come ha fatto tipo nell'NES con Dragon Ball Z4, potrebbero fare una cosa carina anche con il Dragon della PSP, anche se di personaggi nuovi non ce n'erano, però vabbè, potrebbero fare una cosa carina, sinceramente. Alla fine si vede questo personaggio qua, con lo scouter, i capelli rossi, quasi Super Saiyan mi sembra, un mantello, che non si è mai visto in Dragon, un tizio Saiyan con mantello, o forse sì, sì, la Vegeta aveva il mantello effettivamente, anche Vegeta, vabbè, comunque non c'entra un cazzo. C'ha lo scouter, i capelli rossi, un mantello ed è vestito con il coso della capsula corpo, quindi scouter, capsule corpo. Cazzo c'entrano l'uno con l'altro? Questo qui è la cosa che mi mette wow. Quindi le cose sono due: o reinventano completamente la storia, perché la voce narrante dice un orologio che si è fermato da tempo, ha ripreso a scorrere, una roba del genere, e fa vedere questo personaggio qua. Quindi o si inventa una storia nuova con personaggi nuovi, sarebbe una cosa veramente bella, ma veramente non un pochino, molto bella, oppure c'è la creazione dei personaggi, che io spero di no, non la voglio la creazione dei personaggi. Una volta sarei andato matto per la creazione dei personaggi, adesso non la voglio più. Dopo che ho visto lo schifo che hanno fatto con Ultimate Tenkaichi, no, per favore, niente creazione dei personaggi, no, no, no. Se dovete farla come Ultimate Tenkaichi, non la voglio vedere. Poi a livello di musiche, allora c'è da dire che Kenji Yamamoto è andato. Salutiamolo, dopo Yamamoto Scandal non lo sentiremo più, però le musiche del trailer sono decisamente migliori di quelle stronzate che hanno messo in Ultimate Tenkaichi. Quindi un passo avanti si è fatto, insomma, anche in questo campo qua. Sembra una via di mezzo tra quelli di Dragon Ball Kai, di che chiama moto, che insomma, le vecchie di Dragon Ball Kai, quelle dello Z, dei videogiochi dello Z, della Play 2, e quelle di Bruce Falconer. Quindi mettono assieme tre cose abbastanza belline. Se fanno le cose fatte bene, le musiche potrebbero essere anche belle comunque. Poi c'è veramente poco da dire, il doppiaggio sarà americano come al solito, sinceramente un po' mi sta sul cazzo che è americano, perché al suono di sentire coso di Shin Shammel, il doppiatore di Goku,
dire sempre sono una speranza dell'universo, ormai mi sono cadute le palle, perché sentito, ci sono tante di quelle versioni di quella frase, ma anche Over 9000 che ormai casca le palle. Sinceramente, adesso è una speranza un po' vana e non è neanche così importante, sinceramente, però se lo facessero doppiare in italiano sarebbe una cosa quantomeno interessante, secondo me. Vabbè, io la sto buttando lì, ovviamente non si sa ancora un cazzo, però mancherà Torrisi, mancherà Gamba, che è quello di Freezer, però Alberto Di Vero per Junior c'è, Yokono per Vegeta c'è, quindi potrebbero fare una buona anche per abbastanza bellino. E qui diciamo che sto un po' fantasticando, perché non c'è veramente, non si sa veramente un cazzo, ed è difficile che lo facciano, perché Bandai Namco non è che è cambiata nel frattempo, sempre Bandai Namco è rimasta. Però questo gioco qua è abbastanza promettente, non sembra una cagata come l'ho mostrato, sembra un gioco da giocare. Dopo una generazione di merda, anche Dragon ha risentito della generazione di merda precedente, siamo proprio arrivati alla possibilità di vedere un gioco bello di Dragon Ball. E io lo spero veramente, quindi cosa dobbiamo farci? Dobbiamo stare qui a aspettarlo, insomma, perché il trailer è uscito. Ma cosa fa la Bandai Namco quando parla di un gioco di Dragon Ball così? Fa uscire un trailer. Poi ti bombarda di notizie tutti i giorni, sempre, di continuo. Quindi io sarò sempre lì, attento, vigile, a guardare che non annunciano nient'altro, perché appena annuncia qualcosa io faccio un video sopra, ve lo racconto e vi dico cosa ne penso, chiaro? Abituatevi, farò così. Comunque sì, questo gioco sembra figo, sembra promettente, sembra una figata. E spero che sia una rinascita dei giochi di Dragon Ball, perché dopo tutte quelle stronzate che sono uscite sulla PlayStation 3 voglio qualcosa di bello sulla PlayStation 4, anche se io lo prendo per la PlayStation 3 perché la PlayStation 4 ancora non la voglio prendere. E ditemi che ne pensate nei commenti, ditemi le vostre aspettative, ditemi come sperate che sia. E ci vediamo al prossimo video, ciao!